Questo lo dichiaro, i cinesi urlavano e dicevano: guarda, perché avete picchiato un anziano con braccio un bambino di 10 mesi? Perché loro sono venuti a fare qui un controllo, questo capannone qui, in verso alle 3. E l'anziano aveva un braccio su un nipote che aveva 10 mesi. Ma cosa state facendo? C'è un nipotino che cade in terra e voi non mi fate neanche uscire a prendere i soccorsi? E lì è successo tutto questo casino. I diritti dovevano lasciarci, almeno i diritti. Siamo ospiti, lo sappiamo. Nessuno dice che dobbiamo stare come casa nostra qua. Queste sono le foto. Tutte a careggio. Aspetta, ok, ok, vai. Guarda. Questi sono tutti i cinesi mandati per terra. Hai visto? Questo gli è quasi caduto l'occhio per fuori dalla testa. Dimmi te. Ha perso la vista lui. Lui ha perso la vista. Per i controlli sono d'accordo. Se non è regolare, fai la multa, siamo a posto. Però non che c'entra un bambino. Il nemico è l'illegalità che purtroppo in questo momento, secondo la nostra comunità, vige allo Sman Noro, cioè le quotidiane rapine che avvengono sia per strada che all'interno dei magazzini.